Com'è che è la DAB, nonna? Te la sei già dimenticata? Vai! No. Io sono pronto, quando vuoi. Va bene, vai. Vai. Ciao amici chips. Com'è? Ciao amici chips. Ah, ora l'hai detto bene, però prima no, Allora oggi siamo qui per fare un'intervista. No, doppia. Doppia? Tipo in stile Iene, anche se Pierona quando gliel'ho spiegato fa sì, ma io non guardo le Iene. Effettivamente è vero. Lei, questa bellissima signorina, perché cioè abbiamo proprio pochissimi anni di differenza. Pochi, proprio pochi. È mia nonna e abbiamo deciso di farci un po' di domande e per capire un po' come sono diverse le nostre generazioni, va bene? Quindi adesso, appunto per rompere il ghiaccio, vabbè, iniziamo con le domande semplici e poi vedremo, ok? Pronti? 3, 2, 1, via! Nome? Concetta. Fabrizio. Anni? 18. No, no, non mentiamo, 18, se non giri quanto fa? Quanto fa? Rispondete voi nei commenti. 81! Io invece ho 20 anni, devo farne 21 tra 10 giorni. Sì. Quasi, sì, una settimana, diciamo. Ma. Canzone preferita? La canzone preferita mia è quando ero ragazzina, che mi ricordano la mia adolescenza. Vecchio scarpone. Ok. Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quanta illusione fai rivivere tu. Quante canzoni col tuo passo cantato, che non scordo più. Stop. Come, non la sai più? Sì, la so. Vai, canta. Veramente la sai? Lassù tra le alte cime da neve bianche e immacolato sono. Noi cogliemmo le stelle alpine per farne un lontano amore. Ciao. Ma sì, ma sono tutte canzoni, quelle che mi ricordo sono tutte canzoni. Sciccarido del lume cori, sciccarido del lume cori, come io t'hai ascoltato. E poi? E quando cantava faceva i-a, i-a, i-a. Invece la mia canzone preferita, di sempre diciamo, quella di Whitney Houston. And I will always love you. La sai tu? Sì. È famosa, Sì, l'ho sentita sempre, ma non sono mai riuscita a cantare con l'inglese. I tuoi hobby? Camminare tanto, sì. Viaggiare. Beh, guarda che fai tante cose te comunque. Ok, non sono hobby, però... Cioè, tu passi tanto tempo tipo a cucire. Ah sì, cucire, fai le sciarpe. Lavorare a ferri, lavorare a uncinetto, pasta di casa, non pasta di casa. Pomodoro, mia nonna fa 100 kg all'anno di pomodoro. Da sola. 100, cioè, boh, io non riuscirei. Sì. Madonna, tanto. Beh, un po' di cose le fai. Sì, ma tantissime. Fare video su YouTube. Sì. Perché vabbè, ovviamente è un hobby. Prima mi piaceva cantare, però vabbè, ora. E per forza la voce si trasforma. È vero? Infatti mi ricordo, ma lo sai che quando mi è iniziato a cambiare la voce, io dicevo a mia mamma, no, ma io ho mal di gola, perché mi era cambiata la voce. E allora continuavo a tipo a prendere lo sciroppo, queste cose qua. Sì. Finché poi non ho capito che magari si cambia. Cambia. A quanti anni hai avuto il primo cellulare? Oh, sarò stata 70 anni. 10, 12 anni fa. Sì, te l'avevo regalato per il tuo compleanno. Sì. Che forse aspetta, no, prima avevi il Nokia, no, quello piccolo. Sì, quello piccolino. Poi invece cioè un po' più moderno, diciamo così, quello che si apre così. Sì, quello che mi avete. Sì, no, però il prossimo telefono. Guarda che è facile, Non so. Così ti fai Facebook, ti fai WhatsApp, puoi parlare tramite messaggi vocali. Va bene. Invece per farvi capire la differenza, io il primo telefono ce l'ho avuto alla comunione, quindi avevo 9 anni. Sì. E avevo un Nokia. Cos'è Facebook? Facebook è guardare delle cose nelle pagine
del cellulare, qualcosa del genere, non lo so. E quindi a cosa che serve Facebook? Si guardano delle cose delle persone, non lo so. Sì, ti fai gli affari degli altri praticamente. Ah, può darsi. Un po' come... Essere in piccioni, sì. Vabbè. Adesso ho capito. Vabbè, io so cos'è Facebook. No, allora non te lo dico cos'è Facebook. Già lo sai tanto. Ti piace viaggiare? Sì, caspita. La mia nonna da raccontare, ma potrebbe fare dei film, ma libri. Guarda. Vero? Mi piace tantissimo viaggiare, e viaggio con... Basilicata, Sardegna, Grecia, Sicilia, in crociera sì anche. Farcellona, Farcellona, Tunisi, Cartagine, ecco, non me ne ricordate, e poi Francia. Poi dove che sei stata? Vabbè, in tutta Italia. L'Italia quasi tutta. Creta, ho detto Grecia, Creta. Che poi lì a Creta, nella nostra comitiva, mi hanno fatto Miss Marina Beach perché eravamo nel villaggio di Marina Beach, a Chinosso. E guardate che mia nonna ha le foto con la fascia proprio. Ah no, quella... Ma è anche la fascia. Quella forse. Della fascia è quella del... Era in Emilia Romagna, che mi hanno fatto Miss Peperoncino, la fascia con tu scritto Miss Peperoncino. Cioè, spiega perché. Un bel mazzo di peperoncino. Ma perché te l'hanno fatto? Perché io tiravo su tutte quelle per farle ballare, tirarle su. Cioè, mia nonna, se voi andate in un villaggio turistico e c'è mia nonna, fa parte della troupe, del gruppo dell'animazione. Sì. La cosa positiva è che non viene pagata, ma lei fa lo stesso lavoro dell'animazione. Sì, perché ve li adotto tutti per nipotini. L'animatore e l'animatrice e dopodiché sto sempre insieme a loro perché mi piace chiacchierare con loro. Ma mia nonna, vabbè, a parte che sa tutte le cose che fanno quelli dell'animazione, sa ballare la sigla, sa ballare tutto. Insegna i gruppi, i balli di gruppo, mi tiro per fare acqua gym, per fare risveglio muscolare, di tutto e di più. Non me ne perdo una. Vabbè, comunque hai anticipato una domanda, perché hai mai partecipato a un concorso di bellezza? Io no. Mia nonna invece sì, perché l'hanno fatta Miss due volte. E non c'è due senza tre. Può darsi che quest'anno mi fanno Miss nonna. Magari sì. Può darsi, perché prima ero Miss Marina Beach, poi Miss Peperoncino, adesso può darsi che mi fanno Miss Marina. Che poi non solo l'hanno fatta tipo Miss, queste cose qua, ma una volta hai anche, cioè, anche vinto il torneo di freccette, che non ci vedo. Che non ci vedo, vedete che ho gli occhiali. Tirava così. Torneo di freccette. Poi com'è che hai tirato una volta? Torni! Ti sei mai ubriacato? Sì, sì. Mi sono ubriacata, c'era le feste di Natale, come si mangia, si beve, si beve, si mangia, dopodiché ho spostato tutta la roba dal tavolo, mi sono messa sul tavolo a ballare. Ogni scusa è buona per ballare, anche da ubriaca, sì. Vabbè, io sì, e pensate che la prima volta che mi sono ubriacato avevo tipo 15 anni ed era la seconda, terza volta che andavo in discoteca e ho chiamato mia mamma dal bagno della discoteca proprio e ho detto: senti, ma io ho bevuto un po' troppo, quindi non torno a casa, sto a casa a dormire di una mia amica. Poi dici qualcosa in inglese. Taradada. Yes. Lui yes. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello. No. Hello guys. My name is Concetta. My name is Concetta. Ok, ciao ragazzi, il mio nome è Concetta. Allora chiudiamo con fai la dab. Cos'è la dab? Un gesto. Questo è dab? No! No, non è questo dab! La dab è questa! Vai, fallo! La nostra intervista finisce qui, eh! Abbiamo finito! E come al solito, noi vi diciamo di lasciare un bel 2 pollici su! 300 mi piace, ci sarà un altro video con mia nonna! Decidete voi magari che tipo di video fare qui sotto nei commenti dicendoci che cosa volete vedere! E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Com'è che è la dab, nonna? Te la sei già dimenticata? Vai! No, ma io... Così hai detto la dab? Invece era così.
Va bene, noi con la DAB vi salutiamo.